Grist, la marea affamata, ci ha fatto vincere un po' di partite sto Planeswalker, eh? E guardate dove ci troviamo, guardate che cosa ho preparato per voi in questo video incredibile. Sono Akira e per la prima volta faccio una roba da youtuber vero, da youtuber serio, da youtuber che non teme l'algoritmo. C'ho il green screen. Bentornati sul mio canale. Ora è il momento. Like sulla fiducia per il green screen. Like sulla fiducia per questo posto dove siamo. Che è tipo, non lo so, un posto dove c'è Yagmoth. Perché ho cercato su internet, dove è uscito Yagmoth ed è uscito questo. E niente, andiamo avanti con la nostra league. Dopo appunto tutta questa introduzione. E che dire, ragazzi, ci troviamo effettivamente in una situa abbastanza particolare. Perché appunto adesso siamo proprio dentro, inside the game. Inside the Game era il mio vecchio sito, quindi per questo l'ho detto. Per chi lo sapesse, una redazione, per chi ancora mi seguisse dall'epoca, io faccio contenuti su internet veramente da una vita, il mio blog, eccetera. Ma andiamo subito a giocare una partita di Magic, che è quello che invece ci diverte adesso. Vedete anche qui in basso, guardate dove sono. E abbiamo pure Grizzt d'Urden, quello è Drizzt d'Urden in mano, una mano tenibile, un Yano Young Wolf, tutto robe possenti per farsi ammazzare da una Dragon Rage Channeler into Mishra Bubble, carta che è salita a livelli cosmici per quanto riguarda MTGO e per quanto riguarda i prezzi. Io anche su questa carta vi avevo detto scommetteteci, e infatti io ci avevo scommesso, ne avevo comprate un po' e adesso le ho rivendute. Forse potevo aspettare perché è salita tantissimo, però sicuramente arriverà presto una ristampa di questa carta, che su MTGO non si può proprio sentire. Faccio prima la terra tappata, sì, perché poi tanto faccio tutto. Se inutile faccio Young Wolf adesso e poi non ho il drop a uno da fare da Wall of Roots, ma invece faccio appunto Wall of Roots da Verdant Catacombs, Madonna che inglese, e via. Toadscour per il nostro Oppo, che probabilmente farà volare quell'affare lontano, lontano nei cieli. C'ha già Instant Sorcery, scusate, Instant Artefatto Terra. Gli manca solo una creatura che macinerà con quel Toadscour. No, non è successo. Ti è. Mi raccomando, il gesto dell'ombrello non si fa. Questo è YouTube, è un posto serio, non è come Twitch dove la gente fa di tutto e anche di più. E sapete a cosa mi riferisco? Un'altra Mishra Bubble dalla mano per un altro Surveil. Trova terra, quindi niente creatura. Ancora non vola quel Dragon Rage Channeler. Arriva anche il sacrificio della Mishra Bubble. Arriva il blocco. Ah, manca attaccato. Beh, poteva attaccare però. Cioè, nel senso. Ed ecco qui che mi sono stato punito, perché a quest'ora avevo un altro Young Wolf in gioco dalla mia giocata iniziale. Ho preso solo un danno perché non mi serve assolutamente un altro verde. Andiamo serenissimi versus Young Wolf. Se dovessi stappare in questa configurazione qua, beh, mi sento abbastanza il favorito. Ho quella Card of Calling. Quante partite mi ha fatto vincere questa carta, ragazzi? De più. De più. De più. Dite la verità, comunque, mi potete vedere così. Manco io mi posso vedere. Aspetta. Faccio brutto col green screen. Che poi ci posso mettere quello che mi pare. Ci posso mettere pure un video, volendo. Ci potrei mettere un video. Poi ce lo metto. E funziona benissimo, cioè non. Hai visto? Non. Vedo tanti che col green screen magari o non sono capaci a settare il colore. Vedete? Ah sì, un po' sì, guarda, un po' lo fate. Vedete un po' di verde quando muovo proprio veloce. Però se no mi posso muovere abbastanza liberamente. Che è successo? È arrivato un Murk Tide Regent 6-6 Flying. 6-6-6, the number of the beast flying. Allora, io prima di tutto faccio Grist, perché se Grist non entra devo correre ai ripari. Qui ci dovrebbe essere uno Spell Pierce o una forza della negazione. Invece è entrato, quindi mi dispiace, caro mio, quel coso che ti è costato tanta fatica è appena morto. Proprio, proprio morto, ma morto male anche, un po' male, sì. Ecco qua.
chiaramente, purtroppo, mettendo creatura al cimitero, noi quel Grist un po' lo salutiamo, perché a meno di non buttare proprio quella corda alla convocazione per prendere Oka, ma non lo farò mai, cioè al limite prendo un altro Grist e gli ammazzo pure quell'affare, cioè proprio al limite limite, 1, 2, 3, 4, 5, ok, Anoli Hit è appunto l'affare che fa volare questo Dragon Rage Channeler. No, io voglio fare Yagmoth, direi, anche che ho questo in mano, non... va bene che Grist muoia, comunque ci ha salvato 6 punti di danno, direi che molto va bene così, va bene così, va bene così. Peccato, cioè ci dispiace, dispiace un po' a tutti, spettatori da casa inclusi, però eccoci qua, Yagmoth è arrivato. Yagmoth ma arriva con un mana di meno, no? Contato bene? Sì. Così questo Young Wolf fa pure un attacchino. Attenzione, c'è invece Spell Pierce che prima non c'era. Male, male, male. Io ho giocato molto senza cervello qua. Ho detto, ah, figura che c'è Spell Pierce, l'ha giocato prima. Invece ce l'aveva. E avrei dovuto aspettare assolutamente di fare al turno suo questa giocata. Così Spell Pierce lo consuma e consuma un mana al turno suo e non al turno mio. Male, male, male. Adesso concentriamoci, perché qui col green screen e tutto mi sono lasciato prendere un po' dal panico. Ah, Yagmoth dà la mano. Questo mi sembra meno counterabile, vero? E invece no. E invece counterspell. E invece cazzo. E mo che mi invento? E mo mi invento niente. Mo più 6 danni. Regalati sti 6 danni. Ai 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 proprio. Ai 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 ai. Ha messo pure Bolt in Surveil. Come ha fatto a fare Bolt? Perché non ha preso Bolt? Bolt era forte. Vuole un manipolatore, una roba. Ecco, Expressive Iteration è più forte di Bolt, senza dubbio. Hai capito, Delver of Secrets. Non vedevo Delver of Secrets in Modern da una vita. E qualcosa adesso ci dobbiamo inventare per vincere questa partita. Purtroppo quell'errore di corda della convocazione ci costa il match. Oddio, anche se in verità no, perché avremmo fatto corda, avremmo pescato Yagmoth e lui avrebbe fatto con i 3 mana che aveva open sia Spell Pierce che appunto Counterspell. Va bene, noi adesso cercheremo di non ripetere l'errore. Mi conto il mana per capire se posso fare Zulaport. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non posso manco fare Zulaport. Zulaport me lo devo tenere in mano. E se no, io qui spero che non abbia un altro Spell Pierce e faccio Yagmoth adesso, perché se non faccio Yagmoth adesso Tra l'altro con Anoli Hit questi mazzi guadagnano veramente una cosa, cioè, abbastanza forte. Allora, in verità adesso lo posso fare questo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì. No, qui non posso fare così se non muore. 4 Yagmoth e c'è un altro Spell Pierce, muoio. No, Bolt su Zulaport, che è un problema, che è un problema, però non è una, non siamo morti, diciamo, non siamo morti. No, Geralt Messenger qui, che non c'ho gli occhiali. Mi raccomando, non la famo così grossa, facciamola meno grossa. Allora, sì, questo lupo proviamo a resettarlo un paio di volte. Gli metto il segnalino qui, levo questo, poi metto il segnalino qui, uccidendo la pianta. Ok, e aspetto di proliferare dopo, scartando delle terre che ho in mano. Mo vediamo, vediamo se comunque qui me ne fa 4, mi manda 4, ha 3 carte in mano, di Bolt ne ha fatti molti, onestamente non mi preoccupo troppo, però ho capito, se c'è un Holy Hit non mi preoccupo troppo, che vuol dire, certo. Faccio questa giocata
e il mio fantastico proliferare di Yagmoth me lo do in faccia. Ho pescato un altro Yagmoth, meno male. Allora, questi li lascio tutti e due a uno anziché ammazzarne uno, perché adesso con l'altro Yagmoth. Ok, tra l'altro Oka è ottima, eh. Qui devo stare attento perché Nurtulin Petrelat mi fa danno, quindi no. Io qua praticamente posso fare Yagmoth, prolifero, uccido tutte e due le cose. Expressive Iteration non mi preoccupa, non ci preoccupa troppo. No, non troppo. Non troppo, raga, non troppo. Un Delver. Quindi se entra Yagmoth, prolifera, ammazza queste due scartando una terra, siamo tutti contenti, questo non c'è dubbio. E speriamo che lui non flippi Delver. Direi che questa giocatina qui è la migliore, giusto? Sì, non vedo altre giocate io, raga, non so se voi le vedete. Cioè, l'altra qual è? L'altra è fare Stranglord Gaze, perdere delle vite. No, ora non mi sembra, cioè, veramente non mi sembra. Scarto una Twilight Mire, vai. Prolifero, prolifero, la gente muore. Eccoci qua. E adesso dita incrociate, no flip. No flip, no ollie flip, quello dello skate. No ollie, no. Niente, dai, da paura. Tra l'altro questo è un umano, manco mi può attaccare, cioè tipo se mi attacca blocco e manco può fa bolt per poi confermare l'uccisione di Yagmoth. E qui arriva un altro Murktide Regent che non è un nostro amico. No, si vedeva che era Murktide Regent, tra l'altro 8-8, 8-8 è tanto, è tantino, tantino. Diciamo che Gilded Goose potrebbe, incredibilmente, un po' incredibilmente, salvarci il sederino, potrebbe, non è sicuro, cioè se lui non ha removal fa un blocco, che voglio dire è tanto 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 di guadagnato. C'è anche questo signore qui e io provare ad andare a scombare ora non vado, cioè ho tre pescate e che devo pescare? Counterspell su Stranglord Gaze, mamma mia, vediamo se ne pesco un altro. Questo è meglio. Questo è molto meglio. Però non posso adesso come adesso farci nulla. Cazzpiteria. Questo non trampla, vero? No. Raga, qui. Cioè. Vediamo che succede. Tanto vediamo se flippa qualcosa. Non flippa. Io qui devo fare un blocco. Lui pesca. Un blocco che uccide Delver. Questo. Andiamo a 3. Io lo rischio l'altro Bolt. Non possono rischiarlo, secondo me. È troppo importante adesso pescare carte, eccetera. Se c'è Bolt muoio, certo. Oh, ha pescato tutto. Bella per lui. Che dobbiamo fare? Va bene, tra l'altro blu-rosso secondo me è uno dei matchup più difficili comunque per il nostro mazzo, devo essere sincero. Allora, non vogliamo che faccia tante spell. Quindi mettiamo Stampin' Sphere e basta. Mettiamo Fatal Push. Poi lui gioca parecchi counter. Contro R Prudenza non li metterei mai questi, ma qui mi sembra che Veil of Summer potrebbe aiutarci molto.
Così come Grist probabilmente andrebbe mezzo levato, invece qui lo teniamo. Leviamo Eldritch Evolution, leviamo Geralf Messenger per 3, leviamo anche una corda alla convocazione. Scavenging Goods potrebbe servirci, la roba per guadagnare vita, vogliamo essere veloci, uno Young Wolf, direi che va bene. I muri non li tocco, questa non serve. Endurance. Endurance, no, perché ormai il danno è fatto. Quando lui fa Murktide Regent. Forse vabbè, leviamo uno Young Wolf e teniamo quattro corde. Corda è veramente forte. Continuo a pensare a quella giocata di G, cioè appena fatta, che non è stata proprio, insomma, ripeto, giocato male. Pensavo di non avere contro uno che si counter 6 terre e push. Questa è una mano che non, se io ero al torneo mondiale fine di mondo, io questa mano la dovrei mullicare. Però so che se mullico trovo una mano peggiore. Push mi piace per fermare l'aggressione iniziale. Poi non pesco niente e muoio. Ah, sto gioco! Vabbè, ho deciso di tenere. Sta partita durerà poco e ce ne andremo con il nostro sfondo in creo. Oddio, tutte le corte che mi guardano nello schermo. Dico, oh mio Dio, ma che cazzo? Cosa ho combinato? Cosa ho combinato? Ah, tra l'altro non ve l'ho chiesto. Fatemi sapere se vi piaceva più la stanza messa bene con il cubo. Che a me, onestamente, il green screen mi fa schifo. Cioè, nel senso, non è una cosa. A me sembra una soluzione per chi alla fine appunto non c'ha voglia, non c'ha tempo, non c'ha testa di mettersi a fare uno sfondo decente per i propri contenuti. Allora qui aspettiamo che lui riveli, no, perché può fare spell pierce, per me quel coso non è morto, vai. Tra l'altro sto riflettendo che secondo me questo mazzo, oddio, giocare blood non è difficile perché deve avere due blu per fare Murktide Regent. Vabbè, la basica la posso prendere qui. Per ora prendo questo. Potevo prendere Dryad Arbor, in verità. Ora la prendo da zero, Dryad Arbor. E vabbè, terra passo e vediamo appunto di prendere Dryad Arbor qui a fine turno suo e poi fare Yawgmoth. Sarebbe un bel piano. Yawgmoth con una creatura in gioco. La stavi a vincere tu prima, la stavi veramente a vincere, bravo. Altro Delver. Queste due mi rappresentano un counter grosso così. Vediamo se lui però magari c'è casca. Io faccio Dryad Arbor e lui gli fa fulmine. No. Non gliel'ha fatto. E io non gioco sul suo open mana di counter, ragazzi. Veramente una sciocchezza. Gioco una Petland e in caso, visto che mi avanza un gerarca ignobile, oddio, sapete che c'è? Forse è un attacco, faccio corda da uno e prendo la tizia che mi dà vite. No, attacco. Lui può sparargli a fine turno, appunto ha rappresentato counter e avrà counter. Invece c'ha anche un bolt, una no hit, beata a lui. Che bisogna fa per campà. Certo, comunque stavo pensando che lui se gli levi il cimitero non è contento. Noi potevamo provare a giocare qualcosa contro il cimitero, cioè nulla, perché non abbiamo nulla. Allora, secondo me io pescare adesso va bene, cioè non faccio quasi un soldo di danno. Il soldo di danno lo faccio se pesco adesso, mi levo effettivamente due lande se lui ha un'altra rimozione. Lui si tiene sempre due open, secondo me sempre counterà. Grist, facciamoci counterare Grist.
anziché Yagmoth. Counter-Strike. Vabbè, ragazzi, ha giocato esattamente così, cioè non poteva non averlo, non poteva veramente non averlo. Ho visto che Claudio, l'inventore di questo mazzo, Claudio H, gioca Crime Punishment Decide, e Crime Punishment Decide un po' aiuta perché fa una vratta praticamente su questi cosi a uno, eh. Però si potrebbe giocare pure esplosivi anziché Crime Punishment. Se il punto è quello, qua terra tappata e comincia a subire la sua aggressione, che sarà proprio grave. Lui, se non trova un Expressive Iteration, comunque non ha grande spinta di carte. Counterspell, ripeto, l'avevo azzeccato. Arriva Serum Vision, che è una sorcery, tanto ha già Delirium. Quindi Delver il prossimo turno si flippa. E io provo a fare la giocata. Corda turno suo. E poi Yagmoth turno mio. Che è l'unica. Tutte e due bottom. Quindi non si flipperà in verità. Cioè non lo sappiamo. Se è ancora open, lui ha Counterspell un'altra volta. Bolt su quella. Vabbè, mo Counterspell su questo non lo può fare, sperando che non abbiano l'hit, se no veramente mi incazzo. E non ce l'ha, però io ne piglio 9 se lui flippa, quindi siamo morti, diciamoci la verità, diciamoci la sincera. Se non non flippa, incredibile, ma vero, quindi abbiamo una mezza, perché attacca? Ti ricordo che questo è protetto dagli umani e Delver è un umano. Se è Snapcaster hanno detto, no, c'è quel coso, cioè. E io che mi invento, raga, non. Cioè, le giocate mie l'ho fatte, ma lui è stato proprio più bravo di me, più forte di me, più fortunato di me. Qui io, se avessi, forse dovevo tenermi la fetch per tenere la Dryad Arbor e cercare di fare, perché qui se prendevo il Visir, come si chiama, e avessi avuto una creatura da saccare, che non ho, vi ripeto, vi ricordo, sarei andato liscio. Io qua non posso fare altro che fare corda. Tra l'altro con rischio di counter, ma vabbè. Se no prendo Grist. Ah, non posso perché è da 2 la corda. Che sto dicendo? No, devo per forza prendere Strangler's Gaze, ovviamente. E gli ammazzo questo. Scusa, questo che potrebbe volare, pure quello potrebbe volare. Come faccio? Sono morto. Cioè io qui ho 2 blocchi, devo sperare che lui non flippa, che lui non faccia un instant, perdere 7, andare a 2. E se fa un instant fa volare questo e muoio. Però posso giocarci contro, se non sbaglio, quindi faccio questa di giocata. Perché l'instant in pila ancora non è al cimitero, no? Mentre per Delver io non so quando lui rivela, quindi non posso agire. E qui io devo sperare appunto che lui non abbia niente, chiaramente, e mi manda uno. E poi una botta di culo a questa sorcery. Ecco, vedete, questa è in pila e mi ammazza così. Perché questa sorcery lo fa volare. Sorcery, creatura, artefatto. Quindi io devo fare così. E andare a 7 e morire. Mi fa volare? Mi fa volare? Ecco, questo volevo fare io.
comunque avrei subito un punto di danno per ogni attivazione, quindi non sarei comunque morto. E vabbè, blu rosso proprio matchup negativissimo, veramente 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 brutto. Non bisogna cominciare a pensare a dei rimedi per questo blu rosso. Che c'è che è protetto dal blu rosso? Non lo so. Protetto dal blu rosso, non lo so. Forse sì, giocare quel Crime Punishment, chiaramente sì, a 3 come esplosivi si libera di tutti drop a 1, a 4 di tutti drop a 2. Se può fa, facciamo quello. Allora, stavo cercando comunque un altro oppo, qui intanto vi faccio... Ah, l'abbiamo trovato. Vi volevo far vedere ancora questo bellissimo posto dove siamo. Io ho la maglia della To Watch University League che sto... di cui sto seguendo l'apertura, il programma di apertura che si chiama Area Studio, una iniziativa e-sport che riguarda le università. Grist, la marea affama, bellissimo placework. Più andrà avanti e più Grist vedrete che vedrà gioco, molto molto forte. Il fatto di poterlo rianimare con... cioè, si possono fare delle cose con Grist che... allucinanti, veramente allucinanti. Va bene, allora qui speriamo di non aver bloccato un blu rosso. Chiaramente gioco subito Gilded Goose e vado a comandare, senza se e senza ma. Tra l'altro, se mi fa una creatura cattiva, io posso pure pensare di uccidere quella Goose, ucciderlo con Grist di secondo, molto molto contento di lasciarlo senza nulla, e poi fare doppio Young Wolf. Ma invece lui mi farà uno scartino e io il mio Grist me lo scordo, anche perché che fa? Me leva. Oddio, può scegliere. Qui in verità può scegliere anche corda, eh. Non è proprio uno scarto, come si dice, scontato. Comunque siamo contro bianco nero, immagino Stoneforge. Abbiamo ligato? Sì, abbiamo ligato. Mi ha levato Grist invece, quindi Twilight Mire, non gli facciamo vedere che abbiamo pescato terra, e che non è che è una bellissima notizia, però vabbè. E abbiamo la possibilità tra l'altro di riprendercelo quel Grist con Cord of Calling, ma è normale che ci prenderemo Yagmoth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non possiamo prendere Yagmoth, quindi possiamo prendere solo Grist. Grist che non muore da Vanishing Verse, muore da Vindicate però. Solitude. Pensa un po', mamma mia, Solitude, non ci posso credere. Aspetta, 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 qui dobbiamo prendere, dobbiamo correre ai pari. Se ce ne leva una siamo contentissimi. Non lo sappiamo manco. Ce ne leva due, cazzo, siamo morti. Mette in pila bene i trigger e fa Ephemerate. Mamma mia. Che esiliato? Maul of the Skyglaze. Tra l'altro questa non si può manco ridirigere su Spellskite. Cioè, disastro, disastro. Questo è un matchup impossibile. Solitude ci devasta. Non, cioè, nel senso... Voi sapete che adesso arriva Ephemerate un'altra volta, ci leva pure Oka, vero? Cioè, perché sta per succedere quello. Ci ha levato tutta la board con due carte. E al costo di niente, cioè non ci ha dato due vite. Spiga è una carta forte, raga. Spiga è una... Spiga? Aspetta.
Spiga, da spade a spighe, è una carta forte, è una carta della Roma, ok? Questa è una carta della Roma. Torniamo a noi, ero tutto contento prima di iniziare questo video, potevo fare 4-1 qui su YouTube. È molto complicato che io vada a vincere questa partita, la mia oca è sparita, bella. Ho due food importanti, fossi Urza anziché Yagmoth. Lui addirittura però non ha un cazzo e va a pescare, vabbè. Cose che ha, penso, ma io devo pescare Yagmoth proprio tipo mo, sperando che lui non abbia nulla di nulla di nulla. E la risposta effimera qual è? Removal è una risposta effimera. Vabbè, questa è una carta comunque non stupida. Questa è una carta intelligente. Trada con quel coso, volendo si mangia Crist, anzi volendo si è appena mangiata Crist. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Posso fare Crist dopo, no? No, uno, due, tre, quattro e cinque. Ho contato male, mannaggia me. Prismatic Vista. Che cerca e trova una palude. Che viene tappata per Doughty Voidwalker, che è una... Aggiungiamo un problema ai miei problemi? E dai, aggiungiamolo, dai. Dai, aggiungiamo un problema ai problemi. Dai, dai, che ci piace. Ci rappresenta di più questa cosa. Non vuole neanche tradare quell'affare con il nostro... Vabbè. Ok, siamo tipo morti. Prendiamo Dryad Arbor. In caso dovessi io per caso topdeccare il buon Yagmoth. Invece no. E questo qui... Lui per ora ha messo un segnalino su una fantastica fetch. Va bene. Vi ricordo che questo è imbloccabile. Però vabbè. Diciamo che lo sapete da soli. E il problema diverso è che in pratica non abbiamo più la possibilità di fare nulla. È troppo forte quella carta contro di noi, io non capisco appunto la giocata da parte di Claudio del... Ah, lui attaccò tutto stavolta, interessante. Interessante, per me sono 6. Ho due cibi, sai che me frega a me, niente. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi serve Yagmoth. Vindicate. Vindicate. Ora Yagmoth non ci faccio più una sega. Quindi questo così. Ah, avrei potuto in questo momento chiaramente andarmi a cercare non so cosa, ma vabbè. Inutile. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. No, in verità proprio inutile non era, perché per come si era messa la situazione sarebbe stato molto interessante, visto che lui aveva attaccato, andarsi a prendere la 2-2, che, perché non aveva più difese. Quindi io potevo, anziché fare cibo, che mangiarmi il cibo, che è stata una scemenza, una perdita di tempo assurda, avrei potuto prendermi la 2-2, il visir, poi attaccare, mettere un segnalino, fare un 1-1 detach e così via. E vabbè, adesso... Lui la sapeva la mia carta in mano? No, forse no. 3 Crist, non fa proprio la stessa cosa che volevo io, ma va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. 1 ottima terra, ottima per modo di dire ovviamente. Lui tra l'altro in mano che c'ha? Vabbè. Sacrifico una creatura e la scambio con questo cesso. Vai.
questo è il mazzo che ho portato io, eh. Questo è il mazzo, mi ha copiato Oppo. Mi ha copiato. Qui noi perdiamo tutto. Ah no, perché questo è imbloccabile. Vabbè. Partita strapersa. Facciamo un turno, dai, facciamo un turno tanto per... Qui molto forte il Rich Evolution e appunto Yagmoth. Yagmoth da solo può fare la partita. Al di là del fatto che, vi ripeto ragazzi, lui mi ha levato tutto quello che avevo. Cioè, non so come dire. Vabbè, i tre danni che mi fai lì non me li fai. Grist è morto. Era meglio fare la 2-2. Sì, era meglio fare la 2-2. Che vi devo dire? Arriva questo che blocca questo, almeno quello. Poi viene esiliato perché c'è Doughty Void Walker. Vabbè, noi due danni, però glieli piazziamo, eh. Non sia mai, signora mia, che non gli piazzo due danni, non sia mai. Beh, mo non attacca più con questo, mi sa. Invece sì. Io blocco. Scambio la mia 2-1 che si viene esiliata, lo so benissimo. C'è un altro di questi. Madre di Dio. Va bene, non era questa la partita mia. Non era. A me questo mazzo, amico NJB, cioè, mi si è incastrato talmente tante volte in live che voglio vedere cosa succede a te. Allora, Veil of Summer, sì. E lui potrebbe tranquillamente giocare anche quella nera, l'Incarnation. Force of Negation mi ha fatto vedere le spade e tutto. Prendo anche una Reclamation Sage. Ovviamente cerco di fare a meno delle creature che utilizzano il cimitero, perché sono rischiote contro Doughty Void Walker, anche se ho messo doppio push. Cerco di andare a giocare una partita midrange. Non ho grande simpatia per gli accelerini qui. Ho grande simpatia per Eldritch Evolution. Una corda la levo perché... mi è comunque rischioso. E niente, probabilmente se io facevo quella giocata, lui sta senza rimozioni, attacco la 2-2, metto un segnalino, metto un 1-1 detach, è tutto molto migliore. Poi lui non attacca più e io ho finito di giocare. Però questi sono dettagli. Questi sono assolutamente dettagli. Tanto lavoro, come sempre. Oppo ci mette molto per sedare contro Yagmoth. Yagmoth mazzo vero. Non sa di tossizze contro un mazzo midrange. Vabbè, è una mano più che ragionevole, direi. Più che ragionevole, parto di Gerarca Ignobile. Lui mulliga a 6 perché, vi ripeto, che quel mazzo si incastra. Ok, tutto a posto. Gerarca Ignobile, go. Si poteva pure tentare Tengo Open di Veil of Summer, così se lui c'ha Griff turno 1. No, ma lui c'ha scartino naturale, che comunque era uguale, tenersi open di Veil of Summer era buono. Invece no, ha Prismatic Ending, che non si fermava a un Veil of Summer, quindi tutto a posto. Allora, Zula porta, fare Zula... Ok, a posto. A posto, a postissimo. Che hai esiliato per fare questo 2x1? Uno Scaller, va bene. Immagino che mi scarti Zula porta. Pezzo comunque sempre abbastanza interessante. Infatti. Ok, Gerarca Ignobile, che quindi lui sa la mia mano, ma mi tengo Nurturing Petland in caso potessi fare Veil of Summer contro un'altra Griff, che non farà mai perché sa che ho Veil of Summer in mano. Ok, io te l'ho detto che il mazzo 2 si incastra, lo ripeto. Oh, andiamo a comandare, va.
un verde, un nero, una vita, un danno, tutte cose, grist, segnalino, cioè segnalino, serpentino, non attacco perché così con Veil of Summer mi proteggo da Vindicate, mi proteggo, Vindicate che non può fare, mi proteggo da un po' di cose. Ok, let's go amico. Giustamente i pezzi migliori, cioè Wall of Roots, vabbè sti cavoli, però il visir onestamente avercelo dentro il mazzo sarebbe stato un po' più interessante, soprattutto in una partita come questa. Pensavo che ne volevo giocare un altro di side, che contro creature mi sembra comunque forte. E come funziona? Ah, Stoneforge Mystic funziona, che ha preso quello che ha preso. Vediamo io cosa pesco qui. Il nulla, vero? Va bene. Ok, sacco un serpe che ha preso Butterscull. Proprio Butterscull l'hai preso? E secondo te quella cosa vive? Cioè no, perché insomma non. Mo è difficile che le cose vivano finché c'è in gioco tutto. E, vabbè, qui posso attaccare con questo perché è uguale attaccare. Anzi, è meglio. Perché faccio due danni, così faccio tre danni. Ti ammazzo pure la prova. Se ne fai un'altra, ti ammazzo anche quella. Tra l'altro Prismatic Candy in un bicolor è un po' sprecato, no? Questa dice target? Target opponent, benissimo. Quindi guarda, proprio no. Eccoci qui, vai. Non fa niente, sì. Ah, pensa, quello lo ammazza, vi ricordo che quello è un artefatto. Ve lo ricordo perché magari ve lo eravate scordati. Ecco una Reclamation Sage che uccide quel coso. Ecco un altro ottimo serpentello, ottimale proprio. Qui sempre l'attacco con uno e me. Perché ne ho due? Ah, perché mi sono macinato Grist. L'altro Grist. Non mi era mai successo. Tra l'altro sale di due loyalty, eh. E ha quante carte? 5 credo al cimitero, perché vuol dire che questo è il suo ultimo turno di vita. Sì, guarda, ne ho un altro. Force of Vigor era utile. Cioè, è utile, perché così sei morto. Ti ho fatto praticamente vedere tutta la side, tranne push. Ok, andiamo a G3, dai. Andiamo a G3. La mia side mi piace. Come ho sideato mi piace. E sì. Forse in verità Wall of Roots è peggio. Cioè i pezzi con Undying quanto sono forti contro gente che ti gioca da spada a spiga? Veramente poco. Veramente, veramente poco. Bene, vabbè, ha mollicato lui prima, ora molliamo noi. No, la filtro me la vorrei tenere, grazie. Doppio Veil of Summer potrebbe effettivamente significare una mezza conquista se non facesse Griff adesso effimerata. No, non l'ha fatta. Essence Warden, Essence Warden adesso secondo me ha senso e quindi la giochiamo. Chiaramente. Ma io comunque Veil of Summer non mi difende da da Solitude, come si fa? Cioè se io poi faccio Strangler Geist, faccio Geist e lui fa Solitude con Ephemerate, mi ammazza tutte e due, cioè sono morto praticamente.
Me lo dovevo tenere quel mana aperto, lo sapevo io, lo sapevo. Mo' arriva qui, arriva il buon Ephemerate. Tutto di che fa. Che te lo dico a fa. Addirittura mi levi Velosummer. Ho acceso Skype. Ephemerate. A questo punto spero di pescare terra. Cioè. Leva l'altro Velosummer. Questo immaginavamo. E. Cosa hai esiliato per fare questo? Un Vindicate. Bene, abbiamo pescato terra, così almeno il suo Ephemerate non avrà gran significato. Attacco. Sì, attacco. Poi lui può pure decidere di non effimerare, ma di farci 3 danni, il che sarebbe meglio per lui. Potevo tenermi quei veli, non dovevo fare Essence Warden, ma magari lui non avrebbe fatto la giocata, avrebbe aspettato che io mi tappo out, che vi devo dire. No, invece lo va a fare, l'effimere ci regala una vita gratis. Ma questo almeno è una cosa buona. Sì, però chiaramente dice, ah, bene, il ragazzo, il buon Solakira in mano non ha nulla. Quindi faccio un Doughty Voidwalker e... Ah! Senti, 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 bello mio. Io ti attacco. Tanto tu non blocchi mai. E se blocca? Se blocca va bene, perché faccio Grist. Ok. Blocca con questo, ovviamente, lui, eh. Ok, va bene. Ah no, non posso fare Grist perché io mi sacco l'Essence Warden per farlo. Però direi che è un nostro diritto. Ragazzi. Anche che io qui non ne esco. Cioè, nel senso, o faccio questo. Vai. Tra l'altro gli do la possibilità di usare un Eldritch Evolution così a caso. Se avessi fatto così avrei preso Yawgmoth con una creatura in campo. Non è proprio... Però Yawgmoth, se lui non ha removal, è più forte di Grist, perché Grist purtroppo subisce la furia di quest'affare. Sì, forse ho sbagliato. Forse ho sbagliato. Ma questo fa target? No, non fa mai target. Quando lo spacchi? Quando li spacchi i miei insetti? Ok, io non attacco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso prendere un altro Grist. Se non prendo un altro Grist, che prendo? Con Doughty Woodpecker a terra tutte le mie carte fanno cacare. Semplicemente tutte tranne questa. Non è un incantesimo che posso ammazzare con il muro, niente. Posso prendere Melma? No, perché non ci sono creature al cimitero. Geralt Messenger, posso prendere un altro Grist che va a 3 e viene ucciso. Quindi no, prenderò questo affare. Prendo questo affare perché se lui non ha follow up, se non ha follow up, ripeto, se non ha follow up, magari questa partita la svoltiamo con questo affare. Ma lui gliel'assicuro follow up, basta che fa... No, non ce l'ha, incredibile. Vabbè, andiamo.
No, c'ha removal, no, ti prego, zio. Sì, c'ha removal. Ragazzi, cioè, questi hanno tutto però. Cioè, tutto, intendo tutto. Non c'è pure Ephemerate. Quello muore, non ci posso fare niente. Questo ha uno, lo faccio a fauno. Va bene, raga, abbiamo fatto 2-3, ero tutto bello preparato, ho detto il mazzo lo sa giocare, però in fondo non ho fatto grandi cappellate, quindi va bene così. Plague Engineer che nomina? Young Wolf, tipo, cioè quindi lupo. E che cosa può nominare? Io sempre a Yagmoth sono attaccato. Insect. Quali insetti dovrei tirare fuori? Quello mi fa fare Yagmoth con un pezzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, mi manca comunque una terra, tra un turno ovviamente. Fare Yagmoth con un pezzo, con quella corda in mano, potrebbe essere super rilevante. Adesso qualche creatura al cimitero c'è. Melma se ha scartino, perché lui ha scartino, eh. Ragazzi, che vi ho detto? Cioè, non... io so giocare gioco, eh. Si vedeva, diventava lontano un miglio. Quindi dobbiamo prendere questa melma. È l'unica cosa che possiamo prendere, perché sennò ci scarta quella carta. E diventerà 4-4. Vabbè. Speriamo che lui non abbia proprio nulla, e non deve avere proprio nulla. Se altri 3 danni perché lui non vuole fare nulla delle carte che mi ha inculato. Madonna, push dopo 2 anni. Push dopo 2 anni, oh. Questo lo prendo per la mia melma. Questo lo prendo per la mia melma. La mia melma ora è una 4-4, ma questa è Detach, quindi direi che possiamo tranquillamente evitare di attaccare. Che dite, ragazzi? Direi che possiamo bloccare con la nostra pianta. Lui, ripeto, ha dei segnalini un po' ovunque. Force of Vigor. Come è arrivata Force of Vigor lì? Può fare Grist. E gli ho pure lasciato la possibilità di fare queste carte, perché volendo glielo ammazzavo e non le faceva. Vabbè, ma lui va in combat, io questa possibilità di ammazzarlo ce l'ho ancora. Succederà, ragazzi, succederà. Purtroppo avrò a che fare con questo che ha Detach, però aspettiamo. Lui comunque ha una carta. Io pesco Yagmoth, lo mando sulla luna, eh. Attenzione. Ephemerate. E gliel'ho fatta pescare io! Gliel'ho fatta pescare io! Poi ho detto che non ho fatto cavolate. Una carta! In mano ha pescato Ephemerate, una carta in mano sul mio unico removal. Ha pescato Ephemerate perché? Perché io volevo rimuovere il cazzo di Detach. Ma queste, tra l'altro, vengono. Come funziona? Boh, vabbè. Basta, 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 basta. Muori, cazzo. Ok. Sì, scartami tutto. Adesso devi combattere con Yagmoth. Vediamo che fai. Se peschi Solitude da sola, almeno non la puoi fare. Cioè. No, perché ha 2 carte, quindi volendo può fare pure Solitude. Io tra l'altro la terra l'ho dovuta pescare tappata. Ah, Vindicate, tranquilli, non serve Solitude. Vindicate, tranquilli, non serve Solitude. Se non avessi pescato terra tappata avrei fatto sia Yagmoth che Stranglegeist e avrei chiaramente ucciso anche un'altra creatura e avrei guadagnato 2 carte. Non è successo. La carta chiaramente stava dopo, la terra stappata. Invece Blooming Marsh era la terra che è toccata al turno precedente. Sono cose che succedono. Anche questa Triad Arbor è una cosa che happen molto spesso. Signori, siamo vicini alla conclusione della Lega. Io vi ringrazio chiaramente per aver guardato. Intanto vi segnalo che avete un codice sconto su Mana Traders, che è il sito che serve per affittare le carte online. Quindi per poter giocare su MTGO come faccio io, e ho 15% di sconto sui primi
primi 3 mesi di abbonamento. Ho pescato una Nurturing Petland, intanto che voi non vedete, che è tipo la ultima nostra speranza. Andiamo a sacrificarla per pescare. Eccola qui, Yakmot, Veil of Summer. Veil of Summer è una carta che non serve a un cazzo adesso come adesso. Va bene, ci teniamo Dryad Arbor per, come si dice, per sprint, ma in verità andiamo a 1, quindi noi aspettiamo. Ah no, a 1 non ci posso andare, perché se pesco Yagmoth poi non serve un cazzo Yagmoth, quindi preferisco andare sotto, perché lui potrebbe fare comunque una spell nera, aiutarmi, invece non la fa. Terra, immaginavamo, e siamo qua, conclusi. Signori, ancora grazie per aver guardato in questo nuovo setup. Ditemi se vi piaccio o non vi piaccio con questo tipo di strategia che invece in game non ha tanto funzionato. Ci vediamo domani per una nuova serie di video. Giocheremo un mazzo fighissimo, perché ho visto delle cose che stanno in Modern veramente meravigliose. Se vi volete continuare a seguire i miei contenuti in Modern, chiaramente fatelo, e magari pensate ad abbonarvi, che è cosa buona e giusta. Grazie ancora per aver guardato.